La Barbera è un vino molto versatile, è un vino, diciamo, che trova la sua massima espressione qui nel territorio di Postiglio Legasti. Sono ben 700, quasi 800 ettari del territorio, una superficie di terra dedicato alla Barbera. Qui vi operano 300 aziende vitivinicole e la Barbera è un vino eccezionale. Lo dico io perché chiaramente sono un buon ambasciatore del mio territorio, ma lo dicono anche gli appassionati di questo settore, in quanto la Barbera è un vino molto versatile. Possiamo trovare delle Barbere giovanissime, diciamo raccolte la scorsa vendemmia e già buonissime da degustare, ma possiamo anche trovare delle Barbere che hanno 6, 7 o più anni che mantengono delle qualità organolettiche eccezionali. Questo succede con pochi vini in Italia e questo è anche apprezzato dagli appassionati del vino. Infatti la Barbera, un po' per volta, sta diventando uno dei vini piemontesi più conosciuti e anche per certi versi più bevuti. Una volta era un vino molto bistrattato, oggi si trova nei migliori ristoranti. Rosso Barbera è un appuntamento che l'amministrazione ha ideato per valorizzare questo vino che sta crescendo di anno in anno e il prossimo anno intendiamo un'edizione di Rosso Barbera che ci sarà qua a Postiglione in queste sale dal 3 al 6 novembre, intendiamo allargare i confini di questa manifestazione, promuovendolo, cominciare dai paesi vicini, paesi esteri vicini della Francia. Avremo una presentazione a Monte Carlo e cominceremo a varcare i confini nel nostro territorio per farlo conoscere e apprezzare sempre di più.